impollinatori ricompense di alcun tipo. Nelle zone più calde d'Europa vive un gruppo di piante che inganna i suoi impollinatori inducendoli a credere che otterranno una ricompensa davvero sensazionale, una ricompensa di tipo sessuale. Si tratta di piccole orchidee i cui fiori riproducono in modo quasi perfetto i segnali che mettono in grado un'ape o una vespa maschio di riconoscere le femmine della stessa specie. Alcune hanno macchie azzurre. Un'altra è orlata da quella che sembra una pelliccia. In certe condizioni di luce, le ali di una vespa lanciano lampi azzurri iridescenti e il suo addome è coperto da una folta pelliccia marrone. Una vespa femmina emette anche un profumo per farsi identificare. E l'orchidea fa altrettanto. Il risultato è irresistibile. Quando il maschio si strofina nel tentativo di accoppiarsi, urta contro i pollini che gli si attaccano addosso come delle corna gialle. Sembra rendersi conto che qualcosa di strano gli è successo, ma non può farci nulla e vola via per tentare la sorte altrove. Il che ovviamente è proprio quello che vuole l'orchidea, dato che ancora un'altra volta deposita il polline su un'altra finta femmina. I peli di molte di queste orchidee sono diretti verso il basso, come se la vespa femmina stesse con la testa sollevata, ma altre volte riproducono la femmina con il capo ripiegato. In questo caso il maschio deve atterrare così se vuole accoppiarsi. E allora il polline gli si attaccherà alla parte posteriore del corpo. Anche questo sembra convinto di aver avuto qualcosa di diverso da quello che si aspettava. L'imitazione dell'orchidea è talmente convincente e seducente che a volte un fiore attira un'intera schiera di corteggiatori eccitati. Alcuni stanno cercando di raggiungere l'orchidea e consegnano involontariamente il polline. Altri maschi, dal momento che qui sembra esserci un pienone, tentano di accoppiarsi tra loro. Nelle brughiere dell'Australia occidentale, le orchidee mettono in scena una sciarada sessuale ancora più complessa. Stavolta le vittime sono un particolare gruppo di vespe note come timidi,